sorge a pochi passi dalla cascina San Vittore della Sforzesca l'omonima chiesetta. Forse è meglio dire sorgeva, visto che l'edificio oramai, sia per colpa dell'uomo che della natura, versa in condizioni critiche. Di epoca antichissima, la struttura si presenta ad una sola navata, con una cupola davvero unica, che domina la valle del Ticino. L'interno, anche se quasi del tutto distrutto, porta ancora i segni del suo passato. Appena sotto la cupola sono ancora visibili alcuni affreschi di origine ignota. In questo luogo vi era uno dei pochi dipinti su muro che ritraeva il beato Matteo Carreri, protettore di Vigevano. Nella valle sottostante, l'agricoltura e la natura si incontrano, creando un vero e proprio paesaggio unico. Qui sorgono vari cascinali, come la Riccardina, di origini antichissime. Più in là sorge una cappella campestre, chiamata il Crocifisso. Dietro sorgeva una delle cascine più grandi della Lomellina.